Cari amici di VBTV, ho pensato di fare una puntatina speciale sul sorteggio di Euro 2016 che è avvenuto ieri alle 18 a Parigi. Sorteggio dei 6 gironi, come sapete è il primo a 24 squadre, quindi significa che sono stati istituiti gli ottavi di finale e ne passeranno due per girone più le migliori terze. 4 migliori terzi, quindi significa che avremo solamente 8 eliminate su 24. Alla fine l'impresa, come si dice, sarà non qualificarsi. Innanzitutto diciamo che l'Italia, la nostra nazionale, è andata benino. Si pensava un sorteggio peggiore, abbiamo evitato tedeschi, spagnoli, inglesi, anche i padroni di casa francesi. Siamo finiti nel gruppo del Belgio, altra terribile cliente, ma comunque. Vabbè, anche se avessimo beccato tedeschi, comunque passano due più una, quindi. Però trovarci il Belgio, che è comunque una squadra temibile, in amichevole, recentemente ci ha sconfitto 3-1, ma più che quello, ci sono comunque dei giocatori di classe come Hazard, come Mertens, e ci sarà pure Nainggolan, perché ha saltato l'Europeo, come Courtois, De Bruyne, e quindi sarà una squadra temibile, però. Andiamo a fare come ho ripreso bene o male i nostri gironi per darvi la conferma. Eccola qui. Poi beh, ci sarà l'Irlanda che già l'avevamo avuta insieme nel girone 4 anni fa, credo. E poi ci sarà la Svezia libera che avevamo avuto nel girone nel 2004 un pareggio. E quindi a parte la sfida col Belgio, che se non sbaglio lo abbiamo avuto invece nel girone del 2000, quindi sono tutte sfide non nuove per quanto riguarda i nostri gironi. Esatto. E così l'abbiamo sicuramente alla portata. L'Irlanda può essere la vittima sacrificale del girone. Non c'è più il trap, però vedremo cosa succederà. Di certo ce la giocheremo con belgi e svedesi. La Svezia che è arrivata all'ultimo tuffo, però resta sempre un avversario temibile. Con Ibra, col palermitano Quaison. Vedremo. I padroni di casa alla fine hanno avuto un gruppo piuttosto equilibrato, perché come vedete hanno Romania, Albania e Svizzera. Francia e Svizzera nello stesso girone per un derby delle Alpi che se non sbaglio non si vede in Europeo dal 96. Quindi 1-1 allora. Poi beh, la Romania è tornata dopo un po' e l'Albania, quindi due squadre dell'est. Anche qui, vabbè, sarà probabilmente francesi e svizzeri, poi si giocheranno le altre due per il terzo posto. Vedremo. Nel gruppo B, quello dell'Inghilterra, è finito con la Russia, Galles e Slovacchia. Quindi il derby britannico col Galles. Poi la sfida con la Slovacchia. Di Amsic, di Kučka, non è male. Infine la Russia, a tratti ricordo Francia-Svizzera, un appendice, sarà anche la sfida tra Pogba e Steiner, ad esempio. O tre albanesi, molti giocatori che sono qui in Italia, come Bobby Berisha, come Sana, che però credo non sia più della Lazio adesso, e via dicendo. E qui Russia, Galles non so, c'era Giggs prima come giocatore rappresentativo, adesso non so, la Russia. Beh, comunque anche qui inglesi e russi sono favoriti con la Slovacchia come terzo incomodo, però chi lo sa. Nel gruppo C, quella della Germania, è finito con Ucraina, Polonia e Nord Irlanda. Curiosamente Ucraina e Polonia, ovvero le organizzatrici dei due. Dall'ultimo europeo che sono finiti nel girone insieme. Davvero quasi una. Per i tedeschi, alla fine, campioni del mondo in carica dovrebbe essere una formalità comunque il passaggio del turno. Anche per l'Irlanda del Nord non mi pare una squadra. Probabilmente se giocheranno tedeschi, polacchi con ucraini, chi lo sa. Vediamo, gruppo D, quello dei bicampioni del mondo spagnoli, finiti in un gruppo piuttosto impegnativo perché hanno Repubblica Ceca, Turchia e Croazia.
Allora, Spagna e Croazia erano insieme nel gruppo dell'Italia 2 anni fa, credo, sì. Erano nello stesso girone, Italia e Spagna. Poi, vabbè, Repubblica Ceca, che è una sfida. Non c'è più Nedved, non c'è più Boborki, non c'è più la generazione di... Però, e poi la Turchia, la migliore terza delle qualificazioni. Quindi sarà anche qui una... Dovranno sudare per gli spagnoli, perché sono comunque 3 ottime rappresentative. Diciamo che forse il gruppo di ferro l'hanno capitato proprio i bicampioni del mondo. Poi abbiamo il nostro, chiudiamo con il gruppo F, il quarto, che vede forse il gruppo un po' più anomalo, perché vedi Portogallo soprattutto, e poi c'è Islanda, sono Islanda, Austria-Ungheria. Austria-Ungheria che faceva parte del vecchio impero. Tra l'altro trovarlo di nuovo qui. E poi vabbè, Portogallo, Islanda, sfide quasi nuove fra tre, praticamente Portogallo, una è debuttante e altre due che da un po' non vedevano più. Vabbè, l'Austria è stata organizzatrice nel 2008, ma aveva fatto male. L'Ungheria non tornava da un po' di tempo. Quindi un girone un po' delicato perché dovrebbe essere vinto da Portogallo, però mai dire mai. Poi abbiamo un'altra nota che notavo, Germania e Polonia, come sapete, mi riporta indietro alla guerra mondiale, non so, vabbè. Direi che per la composizione dei gironi è a posto per questa puntata speciale di riflessioni di calcio, in attesa poi che si completi il turno, il numero 17 della Serie A. In attesa dei sorteggi dei gironi di Champions e di Europa League che saranno domani, io direi a questo punto di staccare qui e di darvi appuntamento alle prossime avventure con riflessioni di calcio e continuate a seguirci la programmazione di VBTV, che è un po' sorpresa perché non ha scaletta, non ha palinsesto, però cerco di rinnovarsi giorno per giorno. Ciao!